E salve a tutti ragazzi, come sempre il vostro Ara, benvenuti in una nuova recensione. Sigla! Ed eccoci qui con un Transformers per la linea Combiner Wars. Per la classe Legends abbiamo tra noi Bombshell. Eccolo qui ragazzi, questo è il suo blister, comunque è molto figo con un bel disegno del Transformers alle spalle. Qui la scritta Transformers rossa sul lato, prodotto naturalmente dalla Hasbro. Questa recensione è in collaborazione con la Hasbro. Qui sul retro vediamo la trasformazione appunto di Bombshell e qui vediamo gli altri Transformers disponibili, ovvero questo Power Glide, Thunder Kraker che io avevo già recensito, e poi abbiamo anche questo Wind Charger che mi manca. Allora ragazzi, non perdiamo altro tempo, andiamo subito a vedere questo Transformers fuori dalla confezione. Ed eccolo qui accompagnato dalla sua card che andiamo subito a vedere, con questo disegno a dir poco strafigo ragazzi. Sono fantastici questi artwork dei Transformers. Sul retro non c'è assolutamente niente a parte il logo e la scritta Transformers. Essendo un Legend ragazzi, andiamo subito a misurare l'altezza e siamo praticamente sui 10 cm, 11 cm circa se contiamo questo corno qui. E quindi è la dimensione diciamo più piccola delle classi dei Transformers. Rispolveriamo un attimo la memoria perché è da un po' che non recensisco Transformers. Comunque ragazzi, come aspetto questa figure mi piace un sacco, soprattutto mi ricorda, non so perché, forse per queste parti ha un qualcosa che mi ricorda i Metaroz. Ora non so se qualcuno di voi se li ricorda, sicuramente quelli che hanno la mia età, ovvero degli anni 90, se li ricordano perfettamente. E secondo me ragazzi, questo Bombshell ha proprio le fattezze di un Metaroz ragazzi. Forse anche per questo che mi piace così tanto questo Transformers. Comunque, a parte questo, se avete notato, non è accompagnato da accessori, quindi non ha armi, ma invece ce li ha. Prima di tutto, questi qui dovrebbero essere dei cannoni, quindi ha dei cannoni sulle ginocchia. Qui anche nasconde dei cannoni, guardate qua. Questa cosa è una figata perché praticamente ha i cannoni incorporati nelle mani. Eccoli qua ragazzi, fantastici, quindi doppio cannone qui. E inoltre ha quest'arma qui, in una posizione molto strana praticamente. Questo cannone sulla testa, praticamente si fa questo movimento ed esce anche il cannone sulla testa. Solo che poi non riesce a vedere più nulla e quindi spara completamente a caso. Comunque ragazzi, questo è il retro del nostro Bombshell. Qui diciamo che i dettagli vanno un po' a scemare, però tutto sommato ragazzi, anche questi particolari rossi qui sul lato mi fanno apprezzare moltissimo questa forma robotica e mi sento di dare un bel 8 pieno a questo Bombshell in forma robotica appunto. Comunque non perdiamo altro tempo e andiamo subito a trasformare il nostro Transformers. Allora, la prima cosa da fare è abbassare appunto quest'arma diciamo, e andrà a diventare diciamo il corno dello scarabeo. Se non sbaglio diventa uno scarabeo. Allora, poi si gira in questo modo, poi si aprono le braccia in questo modo e si posizionano, vedete, queste zampette sulla parte superiore, e inoltre si fanno uscire, vedete, queste altre zampe nascoste, vedete, dietro le gambe. Eccoci qua in questo modo qui. Adesso invece si chiudono le gambe in questo modo, vedete, eccoci qua. Poi si gira la vita e quindi praticamente abbiamo formato diciamo la parte posteriore del nostro insetto, e per concludere si portano le braccia nella parte di sotto che dovrebbero collegarsi con questi, vedete, perni che hanno qui. Esatto, si collegano perfettamente. Aggiustiamo un attimo le zampette ed eccoci qua ragazzi che abbiamo creato il nostro insetto. E anche qui ragazzi, trasformazione comunque semplicissima ma comunque molto molto efficace. Ragazzi, la forma dell'insetto ce l'ha, ovviamente è un insetto volutamente robotico, questi non sono i Beast Wars, quindi non si trasformano in veri diciamo animali, ma appunto è questo scarabeo credo robotico. Ragazzi, devo dire che anche qui mi convince un sacco e do sia un 8 alla trasformazione semplice, intuitiva ma efficace, e sia un 8 alla forma diciamo veicolare, che non è un veicolo questa volta ma è una forma appunto animale diciamo. Ovviamente le zampe purtroppo non sono articolate, però tutto sommato a me piace un sacco questo Transformers, si piazza assolutamente tra i miei Legends preferiti.
Questo Transformers qui, a differenza di molti altri, non si combina con niente, quindi è un Transformers, diciamo, a sé stante. Sapete che questa linea, appunto, Combiner Wars, si basa sul fatto che i Transformers si possono combinare per formare il mega robot gigante, appunto, combinabile. Ma questo qui, ragazzi, questo Bombshell, è un Transformers a sé stante, devo dire che comunque fa la sua bellissima figura. Naturalmente fa parte dei Decepticon, come dice il simbolo qui. Comunque, ragazzi, questa breve recensione domenicale finisce qui. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate di questo Bombshell. Si trova nei negozi di giocattoli più o meno al prezzo di 12 euro, 15 euro massimo, essendo un Legends. Lasciate quindi un commento qui sotto, lasciate il mi piace se il video vi è piaciuto e come al solito se volete aiutare il canale a crescere condividete questo video. Ringrazio ancora una volta l'Hasbro per aver reso possibile questa recensione. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Ara, da Bombshell, e collezionate sempre.